Tutti da Tiziana Mano in Pasta. Siccome stiamo nel periodo della frutta, verdura e ortaggi, ci sono le zucchine fresche, belle, raccolte dai campi e quindi oggi facciamo le frittelle di zucchine. Guardate tutti gli ingredienti. Qua abbiamo 400 g di zucchine, poi vi dico, 300 g di farina di tipo 0, un uovo, 250 g di acqua o latte, 60 g di parmigiano grattugiato, 15 g di sale, 5 g di lievito istantaneo per torte salate, pepe, e menta e tritata, un po' di latte dove dovremmo sciogliere il lievito istantaneo e un po' di patè d'aglio oppure, se preferite, dei piccoli, uno spicchio d'aglio fatto a pezzettini minuscoli in modo da non masticarli. Ok, come vedete la nostra zucchina io l'ho lavata, mondata dalle due estremità e poi l'ho fatta a pezzettini. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere una ciotola con una frusta manuale e mettere l'uovo, il sale e l'acqua. Andiamo a sbattere il tutto. Ora nella ciotolina dove abbiamo il patè d'aglio mettiamo un po' di latte, il latte che è pochissimo proprio. Andiamo a sciogliere prima il patè d'aglio e lo inseriamo nel lievito per torte salate. Quindi andiamo a mescolare il tutto. Vedete, diventa come una cremina. Lo lasciamo da parte e inseriamo il formaggio. Sbattiamo ancora. Mettiamo il pepe. Mescoliamo. Ora aggiungiamo la nostra zucchina, la menta. A cucchiaiate mettiamo la farina e intanto amalgamiamo il tutto. A cucchiaiate mettiamo sempre farina. A questo punto inseriamo il composto di lievito, aglio e latte. Andiamo ad amalgamare il tutto e mi raccomando, assaggiate e sentite il sapore di pepe e di sale. Ed ecco qua, pronto il nostro composto. Non vedo l'ora di friggerle. Quindi adesso andiamo sulla nostra cucina, che l'olio è ben caldo, e quindi andiamo a friggere le nostre frittelle di zucchine. A questo punto, a cucchiaiate, mettiamo l'impasto a cucchiaiate. A cucchiaiate, si è capito, no? Nel nostro olio bollente. Le sollecitiamo un po', così, delicatamente, e quando notiamo che dalla parte sottostante si sono dorate, le rigiriamo dall'altro lato. Come vedete, guardate, sono già dorate, quindi giriamole tutte quante. Ora che sono cotte e dorate, le andiamo a prendere con una cazzaruola e andiamo a colare un po' d'olio e le mettiamo su un piatto con carta assorbente. Andiamo a mettere le altre frittelle e vado a riempire tutta la pentola come prima, vado a finirle di friggere e poi ci vediamo alla degustazione. Io lo sto facendo già l'assaggio, non vedevo l'ora proprio. Guardate che spettacolo, mamma mia che buono, dentro morbida e fuori croccante. Io vorrei farvelo sentire. Non so se si sente. Boh. Non si sente. No, cioè, aspetta. No, vabbè, un po' si sente. Povero. Aspetta, perché ci sono le ultime, che sono quelle più croccanti poi. Ma se finisce tutta per farvi sentire. Tutto. Mamma che buona. Chi vuole favorire? Buonissime, sono buonissime! Mamma mia! Me le mangerei tutte! Tutte me le mangerei! Che buone! Io adoro la zucchina! Vabbè, qua tutti a casa adoriamo la zucchina comunque! Allora, io ho finito!
Spero che la mia ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando, fatela, perché siamo nel bel periodo della zucchina e quindi, che dire, io vi auguro una buonissima giornata, un abbraccio a tutti di cuore, da felice, da Da felice, felice. da felice. Felice buongiorno, perché che ci siamo, se... vedi, vedi, Felice, Angela, tutti quanti. Va bene, dai, scherzi a parte, ci vediamo domani alla prossima video ricetta. Ciao a tutti, da Tiziana Malipasta.